Aslema Esmideri, ho trascorso l'anno scolastico 2019-2020 in Tunisia grazie a una borsa di studio offertami da Intercultura. Le tre parole che possono riassumere meglio la mia esperienza sono diversità, amicizia e cibo. Diversità perché anche se la Tunisia è un paese geograficamente vicino al nostro, in realtà è completamente diverso. Ho scelto il cibo perché la Tunisia è piena di cibo, di colore, di sapori, di spezie. Queste cose mi sono rimaste impresse e non potrò mai dimenticarle, infatti continuo a cucinare il brick, il couscous, il tagine, qualsiasi piatto che mi possa ricordare un po' casa mia. L'amicizia perché alla fine è grazie a Intercultura e grazie alla mia esperienza che sono riuscita a creare dei legami fortissimi che non potrò mai dimenticare. Con tutti quanti sono ancora molto in contatto, i miei amici di Sargis, i miei amici di Intercultura, ma anche con i professori, la mia famiglia ospitante. Ho tanti bellissimi ricordi della Tunisia, delle persone, di ciò che ho vissuto, ma uno dei più belli è sicuramente il mio arrivo all'aeroporto di Gerba, quando ho incontrato per la prima volta la mia famiglia ospitante, almeno una parte. Ho visto per prima le mie sorelle che avevano un cartellone con scritto "Benvenuto Mary", in italiano, in tunisino, in arabo. È stato bellissimo, emozionante, io stavo piangendo. E mia mamma ancora non l'avevo vista. A un certo punto mi sento arrivare da dietro una donna che mi fa: "È arrivata mia figlia, è arrivata mia figlia!" E quella è stata, penso, la cosa che mi ricorderò per sempre, una cosa che mi rimarrà per sempre nel cuore e che mi ha fatto gioire troppo. E quindi il Hebek ya ommi, Barsha Barsha, e quindi ti voglio tanto bene mamma, a presto.